Il 25 aprile Genova fu uno straordinario giorno di gloria, che è importante avere sempre presente per il nostro futuro. Vedete, la resistenza a Genova, ma come già il risorgimento a Genova, fu un grande fatto di popolo, democratico, repubblicano, partecipato. I protagonisti della resistenza a Genova furono gli operai, i lavoratori del porto, i lavoratori delle sue fabbriche, che scacciarono i tedeschi e insieme difesero le condizioni perché il loro lavoro potesse continuare. Genova, grande città industriale, Genova, grande città del porto. Genova che non aspettò di essere liberata, ma si liberò con un grande movimento di popolo e il generale tedesco, il comandante militare tedesco, consegnò le armi e consegnò la città a un operaio, che era allora la guida che tutta la città che incarnava il desiderio di indipendenza, di libertà, di autonomia della città intera. Anche per questo Genova ebbe la medaglia d'oro della Resistenza, certo, per le vittime, per gli eroi che lasciarono la loro vita nelle battaglie contro i tedeschi, nella Val Bisagno, la Brigata Cichero è stata il centro della Resistenza nel genovese, ma anche per la sua volontà di futuro. Ecco, per questo è così importante ricordare il 25 aprile, per quello che è stato, per la Genova che è stata e per la Genova che sarà. Il ventennio che va dal 1922 al 1943 in Italia fu caratterizzato da una dittatura fascista, durante la quale il dissenso politico fu eliminato con mezzi violenti. Tutti i partiti d'opposizione furono cancellati e i rappresentanti di questi arrestati, perseguitati o uccisi. La popolazione italiana, dopo anni dominati da un'unica voce, quella di Mussolini, era per lo più alienata e inerte davanti all'efferatezza del regime. L'8 settembre del 1943, dopo 3 anni di disastrosa guerra a fianco dell'esercito nazista di Hitler, Badoglio proclamò un armistizio di resa verso gli anglo-americani. A quel punto la confusione si impadronì del paese. L'8 di settembre mi trovavo militare della Marina all'isola d'Elba. Siamo stati attaccati dalle forze tedesche con aerei Stukas e bombardati perché il comandante non aveva accettato la resa imposta dai ufficiali tedeschi. Dopo pochi giorni ci hanno imbarcati su delle motozattere e noi pensavamo, la voce si spargeva che ci mandavano a casa. Invece è il risultato che ci portavano in Germania. Allora, dopo 4 giorni di treno e 5 di notte, eravamo 60 persone dentro vagoni bestiame chiusi anche con lucchetti e cinghie di acciaio. Pioveva da 4 giorni. Abbiamo deciso in pochi di scappare. E allora io ho aperto la porta, sono riuscito ad aprire la porta e nelle vicinanze di Udine il treno rallentando per la stazione siamo cominciati a saltare, prima io poi tutti gli altri. I fascisti non accettarono la resa e continuarono a combattere a fianco dei nazisti, ristabilendo il regime nella parte settentrionale del paese. Fu in quel momento che molti cittadini italiani, di ogni estrazione sociale e d'ogni credo politico diverso dal fascismo, decisero di resistere attivamente e, imbracciate le armi, dettero vita al movimento di lotta partigiana
per la liberazione nazionale. Sono entrato nei partigiani perché dovevo, sentivo dentro di me un qualcosa del male, che il bruciore del male che mi hanno fatto i fascisti, e volevo un po' anche vendicarmi. Mi è arrivata la cartolina perché avrei dovuto presentarmi, essendo nato a Genova, al distretto di Genova per essere arruolato nelle forze della cosiddetta Repubblica di Salò. La mia intenzione non era certo di presentarmi, però con questa cartolina che mi obbligava, dal giorno successivo, se io non mi fossi presentato, sarei stato il cosiddetto renitente al servizio militare. Se mi avessero preso, avrebbero potuto fucilarmi. Mi trovavo a Torriglia. La mattina del 21 di giugno, verso le 6:30, sentiamo spari, arriviamo in piazza e vediamo i cosiddetti ribelli. Tutta la popolazione quasi festante, perché erano arrivati i ribelli. Mi sono presentato uno di questi ribelli dicendo che anch'io avrei voluto fare quello che facevano loro, e quello mi fece subito caricare le braccia, e lo ricordo adesso, con una decina, saranno stati 8 o anche 12 moschetti. Allora avevo 19 anni e non li sentivo quasi il peso, e mi dice: vai. Sono entrato nella resistenza dopo alcuno tempo, perché sapevamo da Radio Londra che molti noi giovani si erano ribellati in tanti posti, causando dei danni alle ferrovie e alle attrezzature militari prevalentemente tedesche. A un certo punto ho deciso di andare nei partigiani, perché l'avevo già nell'indole di fare questa scelta. Però quando siamo andati con Martin, Nebbia, loro, siamo andati lassù da Gino. Gino allora ci ha consigliato di stare qui a fondo valle, perché eravamo più utili qui che in montagna. Avevo 17 anni e lavoravo in un'officina in porto, riparazioni navali, e di lì assistevamo e subivamo i soprusi da parte, del sistema che c'era, e malgrado giovane cominciavi a farti un po' un'idea un po' particolare, da dire che non è possibile dover sempre continuare a questo modo qua, dove bisogna sempre subire e basta. Cioè cominciavi a subentrare dentro di te un qualcosa di doverti ribellare a certe cose, e è venuto, proprio il momento. Lavoravo alla Doria nella corderia, e lì c'era il capo operaio, che era Pippo, che abitava a Bolzaneto, e lui ci ha un po' indirizzato nell'antifascismo. Poi mi ricordo che un sabato pomeriggio sono andato in ufficio per tirare la busta paga, e il principale Boglione consegnata anche il libretto di lavoro, dicendomi di ero licenziato e che dovevo andare a lavorare in Germania, che dovevo presentarmi il più presto possibile. E allora da quel giorno lì non sono più sceso né alla Doria né a Prato. Poi è arrivato il momento di decidere, e allora siamo venuti qua a San Pantaleo, dove c'era la chiesetta, mi ricordo che siamo venuti a prendere le armi, no? Cioè c'era il problema di trasferire queste armi in montagna. Si è aspettato che ci fosse la festa patronale, e allora in processione con il mascheramento di queste armi si è potuto
ottemperare al trasferimento. Sono state portate nel casone della Steca, che sarebbe una località a ridosso del Ramaceto, che era considerata una forma di difesa naturale, il Ramaceto stesso. E così siamo partiti da San Cosimo, siamo andati su a Noci. E c'era il comando. E la diversità subito l'ho notata, si dava del tu. Non era signor Alfiere, signor eccetera, che e stare sull'attenti per parlare con i nostri ex comandanti fascisti. Qui no, niente. E di lì è cominciata tutta un po' la mia vita di partigiano. Nessuno ci obbligava a fare questo. Era più conveniente, come tanti l'hanno fatto, per cosiddetto quieto vivere. Si sono arruolati, si sono messi una divisa, un'orrenda divisa con dei segni brutti. Hanno fatto i servi dei tedeschi. Hanno mangiato, hanno bevuto, fumavano. Noi non avevamo da fumare. Il più grosso regalo che si poteva fare un partigiano fumatore era la cosiddetta boetta di tabacco. Il paese di Cichero è stato il punto di partenza della storia della sesta zona operativa, tanto che il suo nome fu dato alla terza divisione Garibaldi come riconoscimento al piccolo paese che dopo l'8 settembre 1943 ospitò il primo nucleo di ribelli salito in montagna per opporsi, con le armi, agli invasori nazisti. Presenti erano Bisagno. Era un comandante bravo, d'azione e ben voluto da parte di tutti i suoi compagni di lotta. C'era Marzo, che aveva già fatto tutta la guerra della Spagna con i garibaldini. Oltre a Marzo c'era Bini, che era l'intellettuale del gruppo, Servandini, che era laureato in lettere e scriveva anche delle poesie. E poi queste sue attitudini sono servite parecchio, perché è venuto a essere responsabile del giornale partigiano. C'era Nesta, anche lui un bravissimo partigiano. E per quella grave colpa Cichero fu data alle fiamme dai nazifascisti dopo averne saccheggiato e razziato quanto bestiame possibile. Il coraggio e la solidarietà della gente di Cichero furono d'insegnamento per tutti gli abitanti dei paesi della sesta zona operativa, che accoglievano con fiducia e simpatia la grande massa di giovani che salivano sui monti per entrare nella resistenza. E poi c'erano tre soldati siciliani, che erano siciliani dell'esercito sbandati, che erano rimasti lì, tra i quali uno era Severino. Severino è stato il primo caduto, martire della divisione Cichero. I vecchi di Cichero ricordano come fu preso Severino. Spiotta gli dava la caccia perché sapeva che andava a prendere i viveri per noi in un paese vicino. È rimasto solo e purtroppo l'hanno preso ed è stato portato solidamente legato alla casa del fascio. È stato interrogato, torturato, ma naturalmente lui non ha detto niente. Hanno preso una sedia dalla chiesa, l'hanno messa in posizione, ci hanno fatto sedere Severino e... Vigliacco, gli dissero. E gli sputarono addosso, gli sparano prima le mani e ai piedi, e dopo 2 ore di agonia, mentre egli mormorava, anche io ho una mamma. E Spiotta ci ha risposto: te non ce n'hai mamma, perché sei il figlio di una cagna. Gli dettero un'ultima scarica. Fu lasciato lì 3 giorni, sulla piazza davanti alla chiesa. La morte del povero Severino segna la fine del periodo di incubazione della Cichero. Ogni 15 o 20 giorni si cambia posto per impedire al nemico, che raccoglie informazioni sui partigiani, di coglierci alla sprovvista. Io ho incontrato Turco, che faceva parte della volante Severino,
e mi dice: guarda, tuo zio, io sarei il nipote di Gino, mi dice, tuo zio ti vuole parlare, vieni su. All'indomani mattina vado su in Sanguineto, dove ho contratto la formazione della Severino. Vado su al comando Campo Veneroso, dove Gino mi aspettava, mi dice: guarda, bisognerebbe fare una bandiera, dalla mamma e dalla zia le fai fare questa bandiera qua. Sostanza che è stato fatto questa bandiera qua da mia madre e da mia zia. E allora, quando era finita, ho dovuto portarla su ai Monti. Allora, per non avere... Insomma, se mi doveva fermare qualcheduno, magari mi volevano sapere cosa c'era. Allora me l'ho messo al posto delle mutande. Lassù sul Forca c'è una piccola radio che riesce a raccogliere la voce di Radio Londra. Attorno a quella piccola radio, la sera, si riuniscono questi uomini che vivono lassù da mesi. Dopo determinate particolari frasi convenzionali si arrivava alla stabilizzazione del lancio. Erano frasi strane, proprio, domani spunta il sole, per dire. Però si sapeva già che corrispondeva a una particolare conferma. Parla Londra. Trasmettiamo alcuni messaggi speciali. Felice non è felice. La mia barba è bionda. Le scarpe mi stanno strette. L'aquila vola. Parla Londra. Abbiamo trasmesso alcuni messaggi speciali. Fin dai primi tempi della nostra vita partigiana abbiamo atteso, desiderato i lanci. Abbiamo dovuto attenderlo parecchio, ma nell'attesa abbiamo saputo combattere lo stesso, anche se non avevamo che le munizioni indispensabili, anche se i fucili invece di cinghie avevano delle corde del filo elettrico. Arrivava l'apparecchio, secondo l'orario stabilito, volteggiava un po' nel cielo e quella volta che mi sono trovato lì hanno fatto un lancio di 20 colli di paracaduti complessivamente. Erano delle fortezze volanti, gigantesche, tant'è vero che quando sorvolavano il punto di lancio noi dovevamo gettarsi per terra perché lo spostamento dell'aria ci avrebbe abbattuto. Poi hanno spostato delle serrande si hanno aperte e hanno iniziato a lanciare giù i coli. Ricordiamo. Sentiamo ancora il rombo dell'apparecchio, i fuochi accesi con animo febbrile, i segnali scambiati con l'ombra che si muoveva bassissima sulle nostre teste sotto la volta del cielo stellato. Poi il primo paracadute fu salutato da un evviva collettivo uscito dalla gioia e dalla riconoscenza. Fu quello uno dei momenti più belli della vita partigiana. L'ombra girava continuamente sul campo e ad ogni giro erano 4 o 5 paracaduti che si aprivano, bianchi, azzurri, rossi. Dopo tanta attesa, avere le armi, le munizioni, i vestiti, voleva dire per noi poter finalmente lottare. Ma c'era per noi un sentimento ancora più grande che quella sera ci riempiva di gioia. Il sapere che gli alleati ci aiutavano, stavano con noi. Dopo tanti anni, ritrovavamo l'amicizia e la solidarietà dei popoli liberi. Ci sono stati casi in cui i tedeschi e i fascisti sono arrivati di gran carriera per cercare di impossessarsi di questi lanci. Quindi il tutto veniva fatto in un battibaleno.
L'inverno arriva presto a 1000 metri di altitudine e la vita si fa sempre più dura per i partigiani randagi e privi di tutto. Cade la neve a peggiorare ancora la situazione. La temperatura scende tutte le notti e spesso tutti i giorni sotto zero. E infuriano bufere di neve che gelano e accecano gli uomini di guardia e di pattuglia. Nelle lunghe marce gli scarponi logori si induriscono come pezzi di legno, mentre un'acqua gelida circola nei piedi. Nella neve le tracce rivelano ovunque il partigiano. La vita di montagna era una vita dura, dura, difficile. Abbiamo passato dei brutti momenti, non avevamo niente da mangiare. Chi ci ha aiutato sono stati i paesani di Noce, Campo Nevoso. Adesso è facile parlare di queste cose, ma in quei tempi era dura perché erano povera gente che vivevano di stenti anche loro, però ti aiutavano come potevano. Era fame schietta. Noi altri si rischiava andare a prendere qualche secchio di patona, di castagna. Lì il nostro mangiare preferito era le castagne secche e la farina di castagne che faceva la polenta, la cosiddetta patona, che ha sfamato, ci ha un po' sfamato tutti. Noi altri il tabacco ce lo dava quel poco. Il tabaccaio di Montoggio. Noi altri si andava a ritirare e una volta che siamo andati a ritirare il tabaccaio ci ha detto che sono stati i partigiani che l'hanno già ritirato, invece erano dei ladri. E noi altri siamo andati, l'abbiamo beccato e abbiamo consegnato al tabaccaio il maloppo e il tabaccaio ce l'ha lasciato. Gino non ha voluto prendere di vidro che forse non ha voluto e l'ha voluto consegnare al comando, perché se avevamo una cosa che ci cresceva, ci poteva crescere, che non cresceva niente, però era di pensare ai nostri compagni che erano a soffrire come noi. Perché quelli erano i principi di Cichero, che il comandante era quello che fruiva per ultimo, se ce n'era. C'era questa fratellanza, questa... diciamo, amore, c'era un'armonia anche tra noi, anche nei momenti più difficili, quando cadeva qualcuno in combattimento, c'era sempre questo, sarà stata l'età, non lo so, perché eravamo tutti ragazzi, avevamo circa 18 anni. La prima azione che ho fatto, andammo a far saltare il Ponte della Paglia e io veramente non ero... Avevo paura e andavo dietro a Gino come un agnello. Mi sembrava di essere protetto perché era veramente un battagliero. Non avevo paura di niente. Lui era ferito, ma era un uomo fuori del normale. La paura poi è passata. Quando ho visto cadere dei miei amici, mi è passata perché proprio non pensavo più a niente, pensavo soltanto di poter vendicare quello che ho visto. La paura è una condizione umana a qualsiasi età. E morire a 19 anni, 20 anni non fa certamente piacere. Paura nel senso che eravamo pochi, a volte anche mal armati, non armi automatiche, loro avevano le machine pistol, cioè le armi terribili, mitragliette che sventagliavano e tagliavano una persona. Non
Durante il rassegnamento i tedeschi hanno bruciato le case, hanno portato via anche del bestiame e hanno bruciato più che altro le cascine, perché hanno trovato delle tracce, delle nostre tracce. E hanno bruciato le cascine, è andata bene, che è arrivato Gino con la parte, metà del suo distaccamento a liberarci. È venuto di sopra e ha messo in fuga i tedeschi, però le case, quello che era stato di bruciato era già bruciato. E i rastrellamenti erano le colonne dei tedeschi, dei fascisti, che venivano su e cercavano sempre di accerchiarti, si aprivano a ventaglio e sparavano, mitragliavano nei cespugli, da tutte le parti, non avevi scampo, se non era quello di portarti in alto sulle vette dei monti o nasconderti nei crepacci questo o quell'altro. Ci infilammo nell'entrata del nostro rifugio strisciando per passare. Lo spazio era poco. Faceva un freddo cane lì dentro e non si poteva nemmeno sedersi, tanto il tetto era basso. Intanto gli spari aumentavano e si sentivano forti per l'eco della montagna. Era il rumore ormai familiare delle machine gun vere tedesche. Sparavano per snidare eventuali partigiani che tendessero imboscate. Dei passi si avvicinavano sul terreno ghiacciato. Trattenevamo il respiro immobili. Si avvicinavano. Si sentivano i loro passi pesanti e qualche parola incomprensibile. Poi i passi si affievolirono, si spensero. Passammo così 3 giorni nel rifugio. Di notte uscivamo un po' a sgranchirci le gambe. A sera non ne posso più della fame. I piedi e le gambe nude mi si gelano. Non posso più passare la notte all'aperto. Decido di lasciare il mio rifugio. Cercherò di entrare in paese e di domandare da mangiare. Comincio a scendere cautamente. C'è un prato scoperto. Lo passo strisciando. Entro nel paese deserto, la casa di Nino. 10 passi. Il portone è aperto. Entro, sono nella porta interna. La mamma di Nino apre la porta. Oh, Carlo! Io sono vivo ora perché, per un caso anomalo, dovevo trovarmi con Pinetti alla scuola di Passano, davanti a Marassi, per andare a fare un colpo di mano sotto le gradinate del Luigi Ferrari di Genova, allo stadio. E ho perso il tram che mi portava all'ora dell'appuntamento e sono arrivato in ritardo. Purtroppo quando sono arrivato non ho trovato più Pinetti e non l'avrei mai più rivisto, perché era stato catturato e torturato e poi fucilato da degli elementi fascisti. E arriva dal comando una staffetta dicendo di ritirarci appena possibile, perché dovevamo allontanarci perché la zona era diventata indifendibile. Se non che arriviamo sulla casone, ci sistemiamo in questo casone. La mattina dopo cominciano a cannoneggiarci con il cannoncino da montagna. Vengono giù, come arrivano nelle 2 casupole al castello, le bruciano e di lì si capiva che ci seguivano verso le 4 del pomeriggio. Banfi, che seguiva tutto il movimento dalla finestra, viene dentro, dice: è tutto bene, tutto a posto, si sono mossi dal paese, vanno verso l'Orsica. E allora figurati tutti noi, tutti contenti, e se non che il nostro urlo di gioia viene subito fermato, raggelato dalle urla degli assalitori che erano già sotto il casone. E gridavano: arrendetevi, banditi, arrendetevi.
5 sono usciti di corsa e di lì contrastare gli assalitori, se non che ma nell'arco di 8-10 metri neanche. Vengono falciati da una scarica di mitraglia e cadono tutti a terra. Il gruppo che doveva uscire per secondo si arrestò sulla porta. I ragazzi erano pallidi. Affrontare il rischio non era una cosa nuova per loro, ma cadere così, senza difesa, li spaventava. Una sola cosa pensarono: difendersi sino all'ultimo colpo. Farla passare cara quella vita che ormai erano rassegnati a perdere. Allora Davide, che era il comandante del nostro distaccamento, anche lui esce subito col suo Sten e scarica contro i due mitraglieri e una scarica che si ferma la mitraglia. Saliamo su, Balin camminava davanti a me. E a un certo punto si cade a terra e ci dico: Balin, alzati, alzati, alzati. Lo scavalco e mi volto e vedo giù nell'avvallamento lì vicino, proprio vicino al casone, il sergente degli alpini senza niente in testa, aveva una testata di ricci, che aveva il mitra e sparava. E io mi butto a terra lì vicino al corpo di Balin e lui spara e colpisce Balin, che muore. Il 25 aprile del 1945 si deve anche alle donne, alla lotta che hanno sostenuto con noi, ai sacrifici che hanno sopportato. Oggi non soltanto è giusto ricordarle, ricordare i lunghi inverni quando esse dividevano fraternamente con noi la fetta di pattona, la paglia del giaciglio, quando si facevano sugli usci dei casolari ad offrirci il fuoco e la cena. Oggi è giusto augurarci di averle ancora accanto a noi, perché la liberazione porti veramente quella vita libera e serena per cui anche tante donne sono cadute. Noi vogliamo fare una targa a queste due signore qua, la Maglia e la Silvia, che noi l'abbiamo battezzate come la Maglia, mamma dei partigiani, e la Silvia, la sorella dei partigiani. Avevano una simpatia per noi, un affetto, non si può proprio dimenticare queste cose, cosa hanno fatto per noi. La grossa partecipazione paramilitare, per non dire militare, della liberazione di Genova, la partecipazione insurrezionale, è stata fatta dalle SAP, se non erro un 3.000 uomini. Io facevo parte delle SAP, le squadre di azione partigiane, che il compito iniziale di questo era quello di far conoscere alla popolazione che esisteva un antifascismo attivo, diciamo, no? Il nostro compito al momento si limitava a scritte sui muri per dire viva, un'azione psicologica nei confronti della popolazione anche, che dove diceva anche nei muri viva le SAP, abbasso il fascismo. Da questo si passava a delle azioni particolari, cioè di disarmo dei fascisti. Insieme a queste SAP una grossa, ma grossissima partecipazione popolare di cittadini genovesi, uomini e anche donne, ragazzi soprattutto. Il 23 aprile riceviamo il seguente radiogramma dal comando alleato in Italia. Al comando sesta zona operativa. Abbiamo ricevuto relazioni di azioni magnifiche eseguite dalle divisioni al vostro comando. Voglio ringraziarvi per il meraviglioso lavoro che la vostra divisione ha fatto contro il nemico in questi lunghi, interminabili mesi. A ognuno e a tutti i partigiani del vostro comando, noi diamo il nostro applauso. Verso mezzogiorno del 24 aprile ci arriva la conferma dal comando di zona dell'ordine di attacco a noi dato ed il seguente proclama da distribuire. Patrioti, è giunto per noi tutti il momento che abbiamo atteso e desiderato da tanto tempo. La vittoria e la libertà per le quali abbiamo per tanti mesi duramente lottato e sofferto, per le quali tanti compagni sono morti sulle montagne, sono virtualmente raggiunte. Patrioti della sesta zona, stiamo per marciare su Genova. Nel pomeriggio del 23 aprile
verso sera abbiamo avuto la notizia che i tedeschi stavano scappando. E allora abbiamo deciso di andare subito, ritornare giù a valle. Sentire, vi dirò, a quel tempo, l'odore dell'aria di mare per un genovese era una cosa di estrema gioia. Quando siamo arrivati in fondo a valle, alla Doria, abbiamo già visto masse di gente che andava e veniva in attenzione per i tedeschi che scappavano. Insomma, non sapevano precisamente cosa stava succedendo. Allora di lì abbiamo cominciato a braccarli, l'abbiamo presi, disarmati, e le armi ci sono servite a noi per dover proseguire nella nostra azione. I marinai tedeschi lì alla foce, Piazza Rossetti, hanno resistito 2 o 3 giorni prima di accordarsi, prima di arrendersi. E come si sono resi, l'abbiamo incolonati per Corso Bolesere, via Settembre, e l'abbiamo portato all'albergo dei poveri. In Piazza Palermo c'era pieno di gente che veniva a chiedere informazioni su dei loro parenti partigiani che non erano tornati a casa. La Severino è stata la prima formazione partigiana che è entrata a Genova. E poi la Severino, siccome non c'erano più né carabinieri né cose, perché tutti erano scappati via, allora noi siamo passati direttamente come polizia partigiana. È stato un giorno aspettato da tutti, abbiamo vissuto per il 25 aprile. Avremmo trovato un'Italia diversa, senz'altro non più il fascismo, senz'altro non più dei tedeschi da combattere. Purtroppo, forse in parte, anche a quel tempo ci ingannavamo. Mi ricordo che tutta la gente ballava, rideva, cantavano, e era tutto il fatto che mi è rimasto proprio impresso è quando Corso Torino era tutta una sala da ballo, dall'inizio fino alla fine. Naturalmente capivamo e si capì subito che la guerra stava per finire, e naturalmente nell'augurio di tutti c'era la speranza di una vita diversa e migliore per noi e per tutta l'Italia. Thank you.
tuoi sogni incisi nel tempo, sopra la neve impronte profonde, stelle, grappa, sangue giù dai monti. Quasi mai è giusto tutto ciò che è vero, hai preso un fucile, lo ha preso anche Piero, spara ora, sparai adesso. Una mattina mi son svegliato, una mattina verrò con voi. In cima alla valle si sentono gli spari, c'è ancora qualcuno che mostra la voce, voci di luce, di pace che squarciano il velo. Una mattina mi sono svegliato, ho preso il sentiero che lascia la casa, per fuochi grandi come stelle cadenti. C'è stato un eroe, non ama le armi, ma è morto sparando, e il suo silenzio è perché tu possa parlare.